Ciao a tutti ragazzi e bentornati ancora una volta sul canale degli N Style con un altro, l'ultimo forse, video su Smash Bros. Ma dovete capire che oggi è un giorno importante, o meglio lo era ieri, il giorno in cui abbiamo registrato questo video. Esatto. Infatti cosa abbiamo qui davanti? Sembra quasi di fare un video spacchettamento, no? Spacchettamento, ma è un pacchettamento in realtà, perché è nostra consuetudine ormai fare il boxing dei prodotti che abbiamo acquistato. Esatto, abbiamo iniziato con la Nintendo Switch o forse con qualcos'altro, a praticamente anziché fare l'unboxing, a mettere le cose dentro le scatole. Ed è nato tutto per scherzo. È nato tutto per scherzo e adesso continuiamo con questa tradizione, ma non preoccupatevi, perché se pensate che questo video abbia solamente questo contenuto povero, insomma buttato lì, sappiate che non è così. Ed è perché... tutto non coerente con anche il minutaggio del video, perché se esatto, un video da 10 minuti non sarà mica un unboxing per tutto questo tempo, perché finita questa parte ci sarà un'altra parte ben più corposa che vi invitiamo veramente a guardare, in quanto ci è piaciuto davvero molto. Sì, sì, esatto. Però eccoci qua per fare il boxing di tutta questa roba, o meglio non esatto. Tutta, perché qui abbiamo una selezione di robe. Allora, innanzitutto diciamo che cosa abbiamo deciso di prendere ognuno di noi esatto. Per il day one di Smash. Allora, io semplicemente il gioco, quindi tranquillo, eccolo qui. Vabbè, adesso magari ve lo mostriamo meglio quando faremo l'unboxing. Insomma, faccio solamente vedere la mia copia e poi la metto via, perché tu ce l'hai praticamente identica, no, ma esatto. Hai un qualcosa in più. Esatto, perché al di là della copia normale, standard del gioco, mi sono permesso di concedermi un piccolo lusso in più, ovvero il Pro Controller a tema Smash Bros. Quindi direi di incominciare a procedere. Esatto ragazzi, prima di iniziare però un piccolo like, se vi va di supportarci, di commentare, commentate, esatto, per farci sapere anche le vostre opinioni su Super Smash Bros. E i vostri acquisti ragazzi, esatto, se avete anche voi, se avete quello dei GameCube, se avete la Special Mega Ultra Edition, se avete quella Limited Edition americana che ho tanto rosicato, esatto, che conteneva anche la Steelbooks. Bene, e detto questo, ecco a voi il boxing dei nostri acquisti. Prima di farlo, prima di incominciare seriamente, volevo semplicemente fare un piccolo paragone, diciamo giusto per completezza, con i due controller. Esatto. Questo è il mio, che ormai esatto. È un po' di mesi. Di mesi. No, però si presenta sempre molto elegante. Sì, questo sì. Qui reputo che sia uno dei migliori. È davvero bello, è bellissimo. Anche perché ragazzi. C'è il logo che è tipo riflettente, quindi. Ma adesso ve lo mostriamo meglio. Bene ragazzi, ecco qui come procede il boxing. Quindi abbiamo il bellissimo Pro Controller, guardate che bello come si vede adesso. La schedina di Smash Bros. Ultimate, ve la facciamo vedere un po' più da vicino, mettiamo a fuoco, eccola qua, intanto vabbè, insomma niente di che, sostanzialmente c'è il logo e dopo il... e questa è una cosa spettacolare, hanno messo tutti i personaggi all'interno della scatola, insomma finalmente una di quelle scatole molto belle, come se vi ricordate quella di Mario Odyssey, con tutta la canzone. Intanto abbiamo messo dentro il gioco, quindi il nostro boxing direi che procede per il migliore dei modi. Chiudiamo la scatola, quindi l'abbiamo effettivamente boxata. Questo è il retro, ci sono proprio tutti e sì, insomma effettivamente bella bella bella. L'artwork è quello che noi conosciamo da mesi, è sempre quello. Adesso procederemo a mettere dentro il controller, se Bordi riesce ad aprirlo. Ovviamente non ci cureremo, non so, di mettere tutte le plastiche perché non abbiamo tempo, buttiamole via, chi se ne importa, i gavetti, che cavolo serve il gavetto, ma via, e i fogli, ma chiedi i fogli, chiedi i libretti di istruzioni i nostri giorni, ma che roba è, tutta sta casa, questi alberi, poveretti, vabbè, ok. Cioè, non c'è italiano, non c'è italiano, è inutile. Non c'è italiano e il controller. Qua tocchiamo con... no, quello che buttiamo e lo mettiamo con calma. Ah, tra l'altro c'è una personalizzazione di questo controller che non vi ho mostrato, ovvero questi due, come li chiamiamo? Gommini per gli stick, uno bianco e uno nero, quindi molto in tema con il gioco, che mi danno anche sensibilità maggiore. Sì, molto sensibile Bordi con questi gommini. Adesso lo mettiamo dentro la scatola, quindi completiamo questo boxing e vabbè, poi saremo impediti a chiuderla, vedo già che siamo impediti. Ok, diciamo che questo boxing successo, perfetto, perfetto ragazzi, abbiamo boxato il gioco alla perfezione direi. Quasi buttano via. Li buttiamo via e beh, direi che il video, non preoccupatevi, non finisce qui come vi abbiamo detto, ecco, questa è la mia scatola, completamente diversa da quella di Bordi, la mettiamo qua. Tranquilli che il video non si concluderà qui perché sta per iniziare la seconda epica entusiasmante parte, ma prima di farlo via con la sigla.
Eccoci qua ragazzi, finalmente nel bellissimo menu di Super Smash Bros. Ultimate. Finalmente l'abbiamo avviato. Finalmente, esatto, abbiamo avuto anche modo di provarlo, abbiamo sbloccato un po' i primi personaggi, quindi vedrete che già i nostri progressi non sono propriamente pari a zero. Esatto. Direi però di non perdere tempo e insomma l'idea era quella di fare una mischia per mostrarvi un po' le caratteristiche del gioco, ma ci siamo detti, beh, siamo in due, una mischia in due è un po' noiosa, in più non siamo ancora così bravi esatto. a giocare. Dobbiamo allenarci con i nuovi personaggi, quindi abbiamo deciso, per riproporre anche il tema della settimana scorsa, per chi ha visto, per chi non ha visto il video, lo consigliamo, lo mettiamo qui infatti nelle schede, andremo a riproporre la modalità classica, ma non più su Super Smash Bros. 4, ma su Super Smash Bros. Ultimate. Ultimate, esatto. Non sappiamo nulla su questa modalità e più o meno abbiamo l'idea che questa, insomma, che questa modalità è sempre stata, però vedremo cosa sarà modificato. Intanto vedo che ogni personaggio ha un proprio percorso, percorso di Samus con il suo titolo. Ora il mio main, ragazzi, dovete sapere che è Zelda, quindi io prenderò proprio Zelda. Esatto, purtroppo non abbiamo, nessuno dei due ha sbloccato Lucina, quindi sceglierò Mario. Esatto, e ti consiglio di cambiare il nome, così abbiamo Matteo e Bordi. Giustamente. Perfetto. Ok ragazzi, siamo pronti, vediamo cosa ci aspetta con questa modalità classica. Esatto, quindi incominciamo subito. Bello, adesso scegliamo l'intensità, che il cui massimo è 5. Però da quello che mi pare, evidentemente, ma per sbloccare che... le difficoltà, esatto, successive bisogna superarlo. E guarda la bellezza, si parte dalla difficoltà zero con un quadretto dei personaggi più amichevoli, non solo perché va bene, abbiamo altri... C'è Lucina in mezzo, c'è cosa Lucina dice? In mezzo. Però vedi che più ci... c'è anche Luigi, esatto. Amichevoli. Più ci spostiamo verso destra, sembra quasi che appunto, vedi qua, è molto più dark, molto più... duro lo scontro che si sta combattendo e più avanti ancora immagino che prosegua in questa maniera. Esatto, quindi... bellissimo questo artwork, anche disegnato strabello. Esatto. Ma non siamo qui per parlare di arte, bensì per no, giocare. No, ma a parte questo, ma sembra molto antico. Esatto. Possiamo... andiamo. Su un biglietto classico okay. Terrai più ricompense. No, però no, andiamo no, per tranquilli. No. Ok, Zelda, siamo noi due contro due Wario, vediamo come ce la caviamo. Però ragazzi, due Wario qua con sono le molto moto. Infami. Esatto. Vediamo cosa riusciamo a fare ragazzi, comunque è bellissimo, guardate che bei colori, sicuramente YouTube non renderà lo stesso rispetto alla nostra TV, però dovete sapere che i colori e l'ambientazione è qualcosa di spettacolare, veramente bellissimo per la vista sostanzialmente. Io me la sto prendendo perché ci sono questi robetti qua. Tu te la stai prendendo, cioè stai dicendo, oh Wario basta, non mi facendo incazzare. Ok, intanto qua ci hai preso la stella Warp come un vero Kirby sa fare. Esatto. E vediamo di... mamma mia sto Wario. Adesso, una cosa che dovete sapere ragazzi, che hanno modificato non ha so fatto se... fare un bel volo Esatto. Non so se buffato o nerfato l'attacco speciale giù e B di Zelda. E quindi adesso è un po' strano, diciamo, il Titanus Magnus non viene subito lanciato, ma... avanziamo di 5,3. Avanziamo di intensità. Vabbè, c'è una serie predefinita di scontri da quello che mi fa vedere. Qui intanto siamo contro due Bowser. Si vede che questa modalità è stata progettata per un giocatore essenzialmente, dato che il nemico è sempre lo stesso, rispetto magari a quella per ma Smash. Ma magari quando andrà avanti... Sì, staremo a vedere, vediamo, insomma. Non sappiamo neanche che boss ci potrà essere, quindi okay. Tutta una sorpresa, ragazzi, che faremo insieme a voi. Tra l'altro oggi è il day one, insomma... Sì, esatto, voi lo vedrete domani, esatto, però... Per noi oggi è il day one e ci siamo subito messi qui perché il video deve uscire assolutamente. O meglio, ci siamo inizialmente messi davanti alla finestra ad aspettare il corriere. Esatto. Per chi ci segue su Instagram magari l'avrà già visto. Però adesso non siamo qui per parlare a caso, ma per giocare. Oh, bellissimo, guardate contro 3 Giga, ragazzi. D'altronde è il percorso di Zelda. C'è la protettrice della Triforza, quindi... Però non capisco Wario e Bowser cosa c'entrassero, va bene. Perché sono brutti e non sono degni. Evidentemente, questa è una mischia multipla, quindi gli Giga sono molto deboli, però continuano a spawnarsi. Devo dire la verità, il gioco mi ha molto sorpreso anche in portatile, avevo paura che fosse scomodo. L'avevo provato anche io e vedevo che uno è comodo e due non c'è quel... quel peggioramento tipico da modalità portatile. Poi ragazzi, straconsigliato qui un controller GameCube o un controller Pro perché insomma... Si nota la differenza nel feeling e tutto qua. Infatti io l'avevo comprato proprio uno apposta. Quello apposta, esatto, diciamo. Lui ha quello bello di Smash, io ho quello normale, insomma. No, a parte il fatto che
entrambi li appunto belli. Sarebbe stata la mia seconda scelta perché è molto elegante. Ok, guarda, intanto siamo già a 6.6 di intensità, aumenta sempre di più. King K. Roll. Okay, sembra quasi un boss questo, no? Sì, perché è unico. Esatto, ed è grosso. È grosso, cavolo, ragazzi. Però quanto amiamo questo scenario. Eh sì, qua sono tutti gli scenari di Zelda, perché appunto il personaggio che ho scelto è Zelda, quindi è tutto incentrato su di lei. E questo devo dire che è un miglioramento non da... Aiuto, sei da solo, amico. E... vedi di star lontano, devi prendere quella pistola, secondo me scappare. Adesso prendi la pistola e fagli quanti più danni possibili. Attento, da lontano, perché qua la vedo brutta. Adesso attento ai nemici. Adesso esploderà tutto, stai più lontano possibile. No. Mamma mia. Vai, spara, 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 che lui è grosso e quindi gli fai male. Ok, vai, vai, spara, spara. Spamma, nonostante... Bella, bellissima. Bella. Grande. Con una pistolata, letteralmente. Cioè, un colpo una persona che non dovrebbe nemmeno sapere come esatto. usa una pistola. E si va avanti, devo dire, grande, perché io qua mi sono lasciato sconfiggere un po' troppo presto. Samus Oscura... in uno scenario anche questo molto molto questo bello. Qui non lo riconosco. Questo sai che mi sembra di Ocarina of Time, non vorrei dire una cavolata, dell'arto Gerudo, qualcosa del genere, forse non è neanche di Zelda, boh, non mi ricordo. Intanto vabbè, siamo contro due Dark Samus che non riesco a capire il motivo. Un qualcosa di futuristico nel mondo di Zelda. Beh ragazzi, c'è da dire una cosa, che Breath of the Wild aveva previsto un'invasione aliena e negli artbook ufficiali c'era Link. Uno dei primi progetti di Breath of the Wild era appunto quella di un'invasione aliena. No, ma tra l'altro Link indossava una tuta spaziale. Io sono morto ancora, attento che sei da solo. Una tuta spaziale e c'era il Metroid accanto a lui. Attento, molto attento, perché io purtroppo ho già tirato le cuoia. Ragazzi, non è facile. Allora, ti consiglio di prendere la spada, quella a sinistra. Sì, un secondo, atterro soltanto un secondo. Quella lì ha un range. Ah, vabbè. Peccato. Mi ha dato una spallata. Vuoi continuare? Abbiamo tanti gettoni, ragazzi. Usiamo i gettoni, chi se ne frega. Ecco cosa servono. Però scala l'intensità e noi ritorniamo in campo subito. Va bene, intanto era importante capire anche queste meccaniche. Era un peccato perché gli bastava un colpo. Sì. Se ce la facevamo, invece no, vabbè. 4 Link. Cioè, oddio, è Link soltanto che... È molto corta anche la modalità. Con la skin oscura. Questo è bellissimo, fa veramente... Fa venire i brividi rivederlo in alta definizione. È il primo scenario, il castello di Hyrule, del primo Super Smash Bros. E insomma, allora era molto semplice, con una grafica poligonale. Mi piace che questa essenza sia però stata mantenuta. Si vede ancora la semplicità. Esatto, sì. Cioè, non hanno voluto modificare troppo, perché appunto è giusto dare l'attacco nostalgia, ovviamente. Esatto. E intanto vola. Che cavolo, cos'era quel era un turbine, non era quello di Levale, tranquillo. La palla da calcio qua possiamo fare. Questo. Vabbè, questo vai. Ma no. No, sarebbe stato epico. Eh sì, far fuori un Link oscuro. Beh, con dai, un guscio blu. Scusami, tu sei Zelda. Ecco, Smash è bellissima anche per tutte le combinazioni strane. Adesso vai. Permettimelo. Sì, vai. Per tutte le combinazioni strane che fanno fuori. E Zelda sigilla con il potere delle tre dee Link oscuro. E insomma, va a togliere tutta la malvagità dal suo corpo. Però non è ancora finita. 7.1. Regno del bonus. Pareva un labirinto, tipo un luogo misterioso dove un buco nero ti insegue. Corri verso destra per ottenere un bonus. È tipo un platform, bene o male. Oddio. Cos'è? Oddio. Corri. Non so cosa sia. Prendi tutte le monete, mi raccomando. Pacca. È bellissimo, ragazzi. Spacco questo coso qua rosa. Fa esplodere tutto. Cerchiamo di non cadere, perché qua... Occhio, coso che è elettrificato. Sì, l'avevo visto. È una figata, ci sta benissimo. Ragazzi, cosa ci propina? Ora spero che sia un po' più difficile di così, perché per ora è abbastanza facile. Beh, è un livello bonus, non sì, puoi nemmeno. Esatto, probabilmente sì, serve per raccimulare, non so, punti, rango, non ho idea di cosa si faccia. Comunque ragazzi, sappiate che
Io e il buon Bordi, ah peccato, ci siamo persi quei cosoni là, peccato. Vabbè, andiamo avanti perché sennò ci mangia. Sento vibrare. Sento anch'io vibrare, il Rumble HD funziona bene, adesso veniamo sparati come su Donkey Kong. Spettacolo ragazzi. Bello, bello, carino diciamo. Chi poteva essere il boss se non Ganon? In versione Ocarina of Time. E quindi, mamma mia, lo scenario, i brividoni, era lo scenario appunto finale di Ocarina of Time. Sì, adesso è finita malissimo. Bene ragazzi, non è finita come Ocarina of Time vuole. Ok, qua ci danno delle zucche per curarci dei danni. E attenzione perché zero. Ha una vita impressionante. Ragazzi, c'era da dire che curare i danni era piuttosto... Sì, esatto, non abbiamo fatto... Vabbè, io ti ho fatto un contrattacco. Ma io non capisco se è come il gioco, dobbiamo colpirgli la coda. Perché non gli abbiamo fatto neanche un danno se non colpendogli la coda. Però vedi che si illumina, quindi sì, magari... Sì, è la coda il suo punto debole, come nel gioco. Mamma mia, le chicche. Cioè, nulla è a caso in questo crossover, nulla è a caso. Quindi io penso... No, dobbiamo dargli da dietro. Non penso perché stavo per dire una cosa, tipo se nel mio caso è la Lucina... Molto probabilmente avremo... Non lo so che boss... Il drago! E no. Questo sprona un casino, secondo me, a giocare questa modalità. Scoprire tutti i percorsi degli eroi. Sì. Ok, ragazzi, però... è tosta. Non è per niente facile, ve lo dico. Vero. Bene. Ok, l'ha un po' danneggiato. Intanto vai adesso, bisogna scaricare tutta la potenza di fuoco dei nostri personaggi. Mamma mia. Ok, siamo a... Quasi alla fine, devo dire la verità. Però siamo messi non benissimo. Adesso cambierà anche pattern, giustamente, come ogni boss che si rispetti. Molto, molto bello. E io spero che... Mamma mia. Ci sia una cosa del genere per molti, quasi tutti i personaggi. Lo spero dire. Vivamente, perché, ragazzi, questo qui dà un concetto di rigiocabilità molto assurdo. Esatto. Scusate. Più che altro... Il fatto che... Sei morto. Sono vabbè. Morto. Ci provo io, dai. Sarebbe bello se scegliendo Ganon come protagonista... vabbè, è finita male. Troverei il Link, magari. Trovassi Link. Adesso ci riproviamo con i gettoni. Bariamo un po', però. È la nostra prima... Non è barare. Ce lo danno. Ce lo gioco, esatto. Adesso ha pochissima vita qua. È stordito. Quindi adesso gli carico uno smash, ma di quelli potenti. Che Zelda ferma se stessa e guardate come va. Vai. Ok, non è... ancora finita però. Vabbè, insomma, abbiamo così pochi danni che perdere è proprio... Guarda che la guffata. Adesso andiamo fuori dallo scenario perché siamo troppo esposti. Ok, manca pochissimo. Fammi sferrare l'ultimo colpo che sono la principessa che questa volta salverà Hyrule, si spera. Mamma mia. Come cerca di nascondere... Ecco la sua cura. Ed è finita così, ragazzi. Mi sono divertito molto di più rispetto alla modalità classica di Breath of the Wild. No, è molto, molto... È molto bella. Più accessibile. Molto probabilmente, se avessimo incominciato dall'inizio, avremmo avuto molti più che personaggi, esatto. Insomma. Sì. E mo che succede? Ottimo lavoro. Ci fermiamo lì. E tu ti fermi con il dipinto, diciamo, che hai raggiunto. Quindi nel nostro caso la difficoltà 6.9. Ah ok, i titoli di coda, anche questa, oddio, è bellissimo, mamma mia ragazzi, è tipo, no non è un ballet tell, non so, vabbè è tipo... avete capito, dai, è famosissimo, esatto. Come tipologia di tipo gioco, tipo Space Invaders, però molto è il contrario Space Invaders, no è uno, oddio cambia anche la prospettiva, sai cosa mi ricorda questa fase di, tra virgolette, shooting? Nier Automata, vi dico la verità, c'erano alcune fasi di gioco di questa tipologia. Per il video di oggi, dicevo, è tutto, speriamo di avervi divertiti, insomma, di avervi mostrato questo fantastico gioco che attendavamo da voi, non sapete quando, dal momento in cui l'hanno annunciato praticamente, eravamo lì con sì, un hype della davvero. Madonna. E insomma, si è confermato un gioco veramente al di sopra di tutte le varie aspettative. All'inizio si vociferava che fosse un semplice porting della versione Wii U, dato che i porting ce n'erano stati molti. Il fatto non è che così. È tutto meno tutto male, perché sarebbe stato non deludente di più. Esatto, invece questo, ragazzi, penso sia veramente il lo capitolo smash di Smash definitivo. Ultimate, esatto, il capitolo di Smash di cui avevamo bisogno, di cui insomma ormai non si può più fare a meno.
Bella, bella. Giustamente. Bene, ragazzi. Okay, ci sarà il video di Zelda? No. No. Oh, ho sbloccato lo spirito. Ho sbloccato uno spirito di Bayonetta totalmente a caso. A caso, sì, vabbè. Mamma mia, che... guardate che bello questo Smash arco. Finale inedito, vabbè, e... va bene, abbiamo sbloccato un po' di ricompense. Dai, ormai dai, sì. siamo nel video, mostriamo anche questo. È un'altra componente del gioco, il fatto di sbloccare tutti i personaggi. E si sbloccano proprio così, combattendo. Ah, ci sono solo giustamente, io. È vero. Mi spiace, allora combatterò da solo. Allora, come è stato mostrato alle 3 o comunque al direct dedicato a Nintendo e soprattutto a Smash, Darain ha una barra sotto e lì indica appunto quanto la sua spada è carica. Penso il suo libro, sai, più che la spada. No, è la spada, fulmine. Ah, ok. Perché la spada può prendere, cioè, avere la scossa. Non so se te lo ricordi. Sì, mi ricordo, però anche il libro in effetti si poteva caricare. Magari proveremo un po' di più. Mamma mia, fa male se la spada è carica. Mi ricordo che... fa malissimo, ragazzi, fa malissimo. Ok. Mi ricordo che Darain è stato uno dei miei primissimi. Sì, adesso se vedi la barra però riguarda il libro. Adesso per un attimo era cambiata. Vabbè, molto bene, adesso l'hai sbloccato. Adesso abbiamo sbloccato anche Darain, quindi un nuovo combattente, quello qua si unisce alla mischia. Usciamo e direi che è praticamente tutto, perché comunque esatto, abbiamo mostrato un po' le nostre versioni di gioco. Esatto, come vedete ogni personaggio, Let's Go, Viaggio per New Dawn City, in missione per esorcizzare il male, è la bellezza di questa modalità sarà proprio scoprire qual è il percorso e il boss di ogni personaggio. Assolutamente bellissimo, sì. Bellissimo. Bene, per oggi è tutto, ragazzi, vi ricordiamo di lasciare un bel mi piace se questo video vi è piaciuto, di commentare per farci sapere anche le vostre opinioni su Super Smash Bros. Ultimate, di iscrivervi al canale YouTube e Telegram per sapere tutte le notizie e i feed per quanto riguarda Nintendo e il nostro canale, appunto, e seguirci su Instagram. Esatto, infine, ragazzi, vi ricordiamo che la nostra programmazione settimanale prevede un video nuovo ogni sabato alle 14.30, che ormai da qui a 3 anni, insomma, ormai è la nostra programmazione consueta, e una nuova end live, cioè una live in cui andiamo sostanzialmente a commentare il mondo dei videogiochi, po' le ultime notizie a 360 gradi, esatto, ogni venerdì alle 21.15, quindi mi raccomando, non perdetevi questi appuntamenti e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao, ciao ragazzi.